A distanza di 3 settimane dalla prima manifestazione che ha portato i vincitori del concorsone in piazza, una nuova manifestazione si è svolta davanti alla regione alla presenza di centinaia di borsisti che insieme ai sindacati rivendicano l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni. I candidati hanno già svolto 2 prove scritte e fatto 10 mesi di tirocinio nei comuni e negli enti, ma il Ministero ha deciso che per loro non valgono le deroghe del decreto 44 che semplifica i concorsi in epoca Covid per accelerare le procedure. La terza prova scritta si dovrebbe svolgere a giugno. Chiediamo l'eliminazione di questa inutile seconda prova o quantomeno una soluzione che garantisca a questi 1863 borsisti di non aver perso un anno e mezzo di tempo. C'è molto che non quadra. Io sfido chiunque a trovare una procedura così tormentata e complicata nell'Italia repubblicana. È un concorsone che doveva chiudersi già da molto tempo. Chi ha partecipato a questo concorso si sta giocando le chance per una vita ed è ingiusto pretendere a pochi giorni per prepararsi e una prova scritta su tutto un programma vastissimo. Quindi chiediamo che sia giusto un'assunzione subito e una semplificazione. Se proprio non si può eliminare questa prova scritta che per noi è inutile, una semplificazione delle procedure con una banca dati delle domande su cui prepararsi.